siamo alla Memo di Fano, dove questa sera Stefania Maurizi ha parlato del caso Wikileaks. Stefania Maurizi, che è giornalista dell'Espresso. Iniziamo intanto ricordando di cosa si occupa questa organizzazione, cioè l'organizzazione Wikileaks, con cui lei ancora collabora, giusto? Sì, Wikileaks è un'organizzazione speciale, è un'organizzazione che si occupa di rivelare, pubblicare documenti segreti rilevanti per l'opinione pubblica, documenti segreti di diverso genere, documentazione sul guerra in Afghanistan, in Iraq, documentazioni di tipo finanziaria, documenti che senza Wikileaks non avremmo alcuna speranza di poter leggere, perché sono segrete o comunque ridotte ad essere confinate a pochi privilegiati che hanno accesso a questo tipo di informazioni, che si tengono stretto questo accesso. Quindi ecco perché fanno tanto paura, giusto, questa organizzazione, perché spesso anche quelli coinvolti vengono condannati anche con pene molto severe. Assolutamente sì, l'informazione, l'accesso a informazioni ristrette, per chi ha l'interesse a tenerle ristrette, è destabilizzante. L'idea che possano essere rivelate a chi non vi ha un accesso legittimo, tra virgolette, secondo chi ne detiene il controllo. Ed è vero, sì, è assolutamente vero che le fonti di Wikileaks che hanno rivelato, hanno passato questi documenti o fatto arrivare in qualche modo i documenti all'organizzazione come Chelsea Manning, stanno pagando dei prezzi altissimi, inaccettabili per fonti che rivelano informazioni nel pubblico interesse. Però lei ha anche detto che in realtà questo significa una fine del monopolio, del controllo, del controllo proprio dell'informazione da parte di certi, solo di certi istituti. Quindi è, diciamo, un segnale positivo, tra virgolette? Assolutamente sì, almeno dal mio punto di vista è assolutamente positivo che l'informazione venga liberata e che si tolga il monopolio, si tolga innanzitutto il segreto, perché il problema di questi documenti che vengono rivelati da Wikileaks è proprio questo, che l'accesso è ristretto dal fatto che sono coperti da segreto e possono accedervi solo le persone che hanno le poche persone che hanno l'autorizzazione a accedere a questi segreti, e è un fatto assolutamente positivo che vengano rivelate, perché queste informazioni sono nel pubblico interesse. Quindi in una democrazia è inaccettabile che la pubblica opinione non abbia accesso a informazioni così importanti. Grazie. Grazie a voi.